Un morto e tre feriti, per fortuna nessuno gravemente, nell'incidente avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera sulla strada provinciale che da Monte Corvino Rovella conduce a Bellizzi. Tre le auto coinvolte, due si sono scontrate frontalmente, con una dinamica ancora tutta da accertare su cui stanno lavorando i carabinieri coordinati dal comandante della compagnia di Battipaglia, Vitantonio Sisto. Nell'impatto ha perso la vita Loreto Rizzo, 37enne, di Bellizzi. Era a bordo dell'auto che nell'urto è stata scaraventata fuori dalla strada. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per circa un'ora prima di poter estrarre il corpo dalle lamiere della vettura. Nel frattempo, i tre feriti, che erano a bordo delle altre due vetture, sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Battipaglia. Sono tutti in buone condizioni, già dimessi con pochi giorni di prognosi. Su di loro fatti anche i test tossicologici, che hanno dato tutti esito negativo. Stessa analisi sarà fatta anche sul 37enne che ha perso la vita, per cui è stato disposto l'esame autoptico. Molti messaggi di cordoglio indirizzati al giovane, fra cui anche quello del sindaco della città di Bellizzi, dove era nato e risiedeva. È un giorno triste per la nostra comunità, scrive Mimmo Volpe. Perdere la vita in un tragico incidente è una beffa che non ti aspetti. Riposa in pace, giovane papà e marito. Riposa in pace, giovane Loreto. Ai suoi cari, che conosco da sempre, tutta la mia vicinanza.